Tanto grazie per questa possibilità che ci date di poter promuovere questo cartellone teatrale del Cineteatro Rivoli che parte proprio quest'anno in anticipo, se vogliamo, rispetto all'anno scorso. Sette gli appuntamenti, iniziamo il 2 dicembre, finiremo il 17 maggio. Io chiaramente devo ringraziare la proprietà del Teatro Rivoli nella persona di Pino Fiorentino che mi ha dato anche quest'anno la possibilità di dirigere la stagione, ma devo ringraziare altresì anche i collaboratori del teatro, devo ringraziare Sabrina Asaro, Simone Tramuta e Salvino Romeo su tutti che saranno quelli che mi affiancheranno proprio per portare in porto questa nuova stagione teatrale. Nuova stagione teatrale che, ma al contrario dell'anno scorso, vedrà sette appuntamenti anziché cinque. La peculiarità di quest'anno è che abbiamo deciso di mettere dentro anche un momento dedicato alla musica, e che musica, direi, proprio con l'orchestra Carosone per ricordare il grande Renato Carosone. Questo è lo spettacolo del 15 marzo. Dicevamo, iniziamo il 2 dicembre con Antonello Costa, con uno spettacolo teatrale di Antonello Costa divertentissimo, molto bello, La vita è un attico, a seguire il ritorno atteso di Marco Cavallaro, anche quest'anno con il suo nuovo spettacolo Come fosse amore, e lì insomma prepariamoci perché già l'anno scorso abbiamo avuto un'esperienza meravigliosa con Marco, quest'anno sicuramente si riconfermerà. Poi il 16 di febbraio l'appuntamento è con uno spettacolo meraviglioso che invito veramente tutti a vedere per quello che ci lascerà dentro e per la tematica che tratta. Siamo durante il periodo nazifascismo, il testo è Una compagnia di pazzi. E il regista è uno dei più bravi registi in circolazione nel panorama nazionale che ha scritto e dirige questo lavoro, che è Antonio Grosso. E poi avremo il ritorno del grande Enrico Guarneri di Litterio, meglio conosciuto con il bugiardo di Carlo Gordoni. Anche qui la regia è affidata a Giampaolo Romania, eccezionale regista nel panorama nazionale. Poi gli ultimi due appuntamenti sono due chicche, sono due spettacoli che abbiamo voluto perché ci faranno rivivere dei momenti particolari. Il primo è Stalle Olio con la regia di Claudio Insegno il 19 di aprile. Chiuderemo invece il 17 maggio con uno spettacolo di Sole Donne, e fra l'altro c'è la presenza di Manuela Villa, di Geggia, con Bastarde senza gloria. Questi sono gli appuntamenti del cartellone che quest'anno abbiamo messo, diciamo, abbiamo organizzato, e la differenza è che quest'anno coinvolgeremo anche le scuole, perché per esempio il lavoro di una compagnia di pazzi non può non essere visto dalle scuole del territorio. Io vi ringrazio e vi do naturalmente appuntamento al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Grazie.